Però ancora oggi, per quale motivo ripresentiamo un emendamento? È vero che era già stato presentato in commissione ed era stato bocciato, quindi è il primo che poi vedremo. Lo ripresentiamo perché è il motivo per cui, è uno dei due motivi perché noi dobbiamo votare contro invece a questo progetto di legge. Non soltanto siamo stati un po' colpiti dalla fretta con cui è stato portato alla Commissione, dall'urgenza diciamo di modifiche, ma anche dal fatto che non siamo molto convinti ancora che si possa effettivamente passare da un'attività di supporto istruttorio di ergo senza specificare, cioè diciamo un'estensione così grande a tutta l'attività formativa nelle varie fasce d'età, senza però specificare che di fatto lì l'esperienza che si era maturata era un'esperienza che riguardava l'attività universitaria di alta formazione. Ma soprattutto, perché questo ci è già stato diciamo risposto in commissione, e anche se la risposta non ci ha convinto, insomma siamo fermi qui anche noi, ma soprattutto per quanto riguarda il secondo emendamento, questo è un consesso che dovrebbe ritenersi autorevole e in cui le azioni non dovrebbero essere consentite, no? Se sono consentite e se vengono fatte direttamente, ad esempio come è stato fatto appena adesso dai colleghi della minoranza, significa che evidentemente dobbiamo arrivare a dirci, no? È stato detto prima da un collega, tanto si saprà già chi è la persona. Ecco perché noi presentiamo il secondo emendamento che ci interessa molto, su questo chiediamo un atto di trasparenza più che di coraggio. Infatti recita: l'incarico di direttore non può altresì essere conferito a coloro che nei 5 anni precedenti abbiano svolto incarichi amministrativi di vertice nel settore della regione che esercita poteri di regolazione e finanziamento dell'azienda. In commissione abbiamo discusso ampiamente di questo, ci siamo detti che non volevamo meccanismi di ricollocamento né per cariche politiche né per cariche dirigenziali di alto livello e che potevamo su questo richiedere un atto di trasparenza. È il secondo punto su cui non abbiamo avuto chiarezza e per questo motivo, a meno che non ci sia come auspico in corso di seduta la possibilità di discutere almeno il secondo emendamento, il nostro voto sarà contrario. Il nostro emendamento specifica che nei 5 anni precedenti non si debba aver ricoperto cariche amministrative di vertice nel settore che esercita questi poteri di regolazione. Quindi direi che mette al riparo nettamente anche da, diciamo così, e soprattutto in modo più metodico, per iscritto, oltre diciamo alla rassicurazione che per 3 anni non dovremo più parlarne. Quindi su questo invito, se serenità c'è da parte dell'Assemblea legislativa e della Giunta, a metterlo per iscritto. Grazie.